a venire a trovarci in questa contrada un po' sperduta e dimenticata anche dalla politica spesse volte, ma sicuramente non dal trapanicaccio e dei suoi atleti, e noi li ringraziamo per questo. Questa frazione da sempre è stata presente allo stadio, in questo e quello di prima, e per questo lo striscione che vedete dentro nella gradinata siamo noi, poveri disperati da sempre, in eccellenza, in Serie B, in Serie C e nel futuro anche in Serie B. Sicuramente la Serie B non ce la farà nessuno, se non in quest'anno sarà per un altro anno, ma sono sicuro che ce la faremo. Detto questo, noi come tifosi di Trapani e di Guardato pretendiamo una cosa sola dei nostri atleti, cose che fino ad oggi hanno fatto: l'impegno e sudare la maglia, e di questo ne siamo orgogliosi di essere tifosi del Trapani. La maglia, impegnandoci e facendo il gioco che oggi facciamo, noi siamo sicuri che i risultati verranno, e di questo e per questo vi ringrazio. Forza Trapani per sempre. Associazioni che sono presenti, quindi ovviamente questa sera vicine molto alla trama di calcio. Vorrei chiamare i dirigenti dell'associazione Nuovo Orizzonte, dell'associazione che si siede, dell'associazione Corrado Fontana Santa, dell'associazione del Kinde Kof, il prof. Greco, a cui diamo la parola per dare il saluto a nome di tutte le associazioni. Rocco, vieni. Sono in grado di farlo. Io personalmente rappresento una piccola associazione, una scuola calcio che è nata da quest'anno in questo territorio, ed è lieta di portare anche i vostri colori. Non so se lo sapete, il mister, che siamo in stretta collaborazione con il Trapani Calcio proprio da quest'anno. Ma oltre, ripeto, alla mia associazione, porto il nostro apporto anche morale. Tutte le associazioni che ci sono in questo territorio sono parecchie, che fanno una serie di attività, e che vi assicuro, ragazzi, per quel poco che fanno sono vicini a voi, soprattutto la domenica, sia nel campo sia nel cuore, perché a volte da fuori, io sono stato dentro al campo come voi, ma da fuori si soffre di più che dentro al campo, perché dentro si può magari palpitando scaricare il morale, ma da fuori a volte i palpiti sono alti. Da parte noi siamo proprio orgogliosi di avervi qui a Guardato, quindi io personalmente ringrazio Vito Pizzardi, Bulgarella e tutta l'associazione di Guardato, questo club che da sempre è presente, e stavolta è stato un piacere di avere qua voi, il mister Boscaglia, il Trapani Calcio, il dottor Lipari qua, oltre a vedere pure diciamo tedesco, gente che è incantato dal materiale, che qua fa davvero tanto piacere. Del Trapani Club Guardato, nell'occasione ha voluto fare un ricordo da dare a tutte le associazioni presenti. Presidente dell'Associazione Nuovo Orizzonte, Michele Auri.